come abbiamo finito l'altra volta, però sono sicuro che alcune cose vi rimangono oscure. Tutte queste cose sono elementi che mi dovrebbero essere abbastanza chiari. Quelli che forse vi sono meno chiari sono a partire da qua, cioè l'espressione della portata segnata con il metodo che si chiama dell'idrogramma istantaneo unitario. L'idrogramma istantaneo unitario è tutta una storia lunghissima, di ormai quasi 100 anni di storia, ma nella sua essenzialità si può ridurre ad un sistema in cui l'acqua entra da una parte ed esce dall'altra, in mezzo c'è un operatore, un diavoletto di Maxwell, qualcosa, che in questo caso è rappresentato dall'idrogramma istantaneo unitario, che trasforma ciò che entra in ciò che esce. Quando noi diamo l'espressione dell'idrogramma istantaneo unitario, assumiamo i processi fisici di aggregazione della portata, produzione del deflusso superficiale e poi anche propagazione della portata tutti insieme. Questo è un tema relativamente complesso, molto complesso, perché per esempio voi sicuramente vi chiedete, beh, ma per esempio lo spazio cosa entra nella formazione della portata, se la portata è frutto di precipitazioni che cadono in luoghi diversi, come si fa ad aggregare tutto questo? Questa è una lunga storia che si chiama idrogramma istantaneo unitario geomorfologico, che ha una quarantina d'anni di età, diciamo, e che però a noi interessa relativamente. Io ve l'accenno solo che esiste questa possibilità. Io vi ho dato, diciamo, due ricette. Beh, qui è il sistema complessivo, no? Produzione dell'appoggio efficace, eccetera, eccetera. Quindi ho spiegato, raccontato di una proprietà dell'idrogramma istantaneo unitario che, così come è presentato, è un problema lineare. Se io raddoppio l'appoggio efficace, raddoppia la portata. Non è detto che il fenomeno naturale sia in questo modo, ma vi ho dato due ricette. E la prima ricetta è che possiamo prendere questa curva, che è una distribuzione esponenziale definita sull'asse positivo dei tempi, ed è 1 su lambda e la minus t su lambda. Lambda scritto in questo modo è alle dimensioni di un tempo, perché l'esponente deve essere adimensionale. E ha un significato specifico anche, è il tempo medio di residenza all'interno dell'area che viene descritto. Se noi assumiamo che di associare a ciascuna dei volumi di acqua che cade in un'area un tempo di residenza, cioè adesso cade nell'area, si muove all'interno dell'area e poi ne esce. Il tempo che ha trascorso all'interno dell'area si chiama tempo di residenza. In questo caso, questi idrogrammi unitari istantanei si possono dimostrare essere una distribuzione di probabilità, e la distribuzione di probabilità dei tempi di residenza, cioè di quanto l'acqua sta all'interno del nostro sistema. E lambda in particolare è il valore atteso dei tempi di residenza, cioè il tempo medio. E questa informazione è importante perché se sappiamo che è il tempo medio di residenza, questo ci consente poi anche di tentare di calcolarla sulla base di qualche ragionamento di tipo fisico, per esempio che questo tempo medio di residenza stia in un certo intervallo temporale. In generale, comunque, sto lambda non è determinato a priori. Vista nell'ottica delle altre cose che noi abbiamo fatto sulle distribuzioni, questa è una famiglia di distribuzioni monoparametriche con il parametro
pioggia di intensità costante, una pioggia efficace di intensità costante in particolare, data dall'idrogramma istantaneo unitario, questo. Voi riconoscerete certamente questo tipo di andamento perché l'avete studiato, per esempio, laddove avete fatto un po' di elettromagnetismo, qualcosa del genere, perché questa è la carica e la scarica di un condensatore. Com'è. Si può effettivamente dimostrare che l'equazione differenziale che regola la carica e la scarica di un condensatore è la stessa, si può produrre in una forma integrale esattamente simile a quella dell'idrogramma istantaneo unitario, purché al posto dell'idrogramma istantaneo unitario mettiamo l'idrogramma istantaneo unitario esponenziale. La cosa importante per noi da notare in questo idrogramma è che la portata cresce fino al tempo di precipitazione e poi decresce. Quindi la nostra portata di picco noi la otteniamo nel momento in cui la precipitazione termina. Ed è importante per noi perché noi la fognatura la progettiamo sulla portata massima che esce con precipitazioni di un assegnato tempo di ritorno. La normativa non specificherebbe esattamente come dico io, cioè perché specificherebbe portate con l'assegnato tempo di ritorno, non in questo caso le precipitazioni, ma le precipitazioni sono quelle che noi possiamo controllare. Qui il tempo di ritorno delle portate invece lo possiamo stabilire solo a posteriori quando abbiamo applicato un modello. In questo caso, poiché il modello che stiamo usando ha determinate proprietà di linearità e di invarianza nel tempo, proprio per questo i due tempi di ritorno finiscono poi per coincidere, si può dimostrare. L'altro esempio che vi ho mostrato è quello dell'idrogramma istantaneo unitario uniforme, in cui questo è sì, qua c'è un errore, non mi ricordo il colore. Perché questo non è l'idrogramma istantaneo unitario uniforme, ma è la distribuzione, è la derivata di questo che è. Perché io mi aspetto che l'idrogramma istantaneo uniforme, abbiamo detto, è una distribuzione dei tempi di probabilità. Questa è una curva che va da 0 a 1 e poi è costante. La derivata di questa che cos'è? È fatta rispetto al tempo, è 1 su tc, quindi dovete correggere questa slide qui, e qui è 0. Significa che ho un'intensità, cioè un idrogramma che è costante per un intervallo 0 tc, e la sua intensità è 1 su tc, tant'è che 1 su tc per tc fa 1, l'area sotto questa distribuzione di forme è 1, e il tempo tc si chiama tempo di corrivazione. Dal punto di vista così figurativo, il tempo di corrivazione è in questo modello il parametro che rappresenta il fatto che tutta l'area contribuisce alla produzione del deflusso. Anche qui si potrebbe mostrare in un esempio, ma l'esempio più concreto che posso fare è quello di pensare a ciascuno di voi come una molecola di acqua. Allora, voi siete un singolo istante di precipitazione. Dopo l'istante successivo butta degli altri copie di voi stessi, più grandi, più piccoli, a seconda dell'intensità di precipitazione, esattamente nelle stesse posizioni. Adesso voi dovete uscire dal bacino. Supponiamo che questa che non si apre, se si apre, questa sia
l'uscita del bacino, no? Il punto dove voi dovete mettere il piede. Allora facciamo quest'altra ipotesi, ciascuno di voi si muove con velocità costante e cominciate ad uscire, supponiamo anche che non ci siano i banchi a impedire la vostra uscita e voi uscite dalla finestra e vi uccidete perché no, uscite dalla finestra. Allora la prima fila sarà quella che arriva per prima, no? Arriva in contemporanea e esce tutta in contemporanea, poi la seconda fila arriva al tempo successivo, all'intervallo di tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 9 file, all'intervallo di tempo 9 l'ultima fila esce. Questo è il significato del tempo di coniugazione. Al tempo 9, in questo caso, assumendo che voi facciate appunto, fate un po' di assunzioni in mezzo, ma capite, immagino che l'esempio sia comunque comprensibile, al tempo 9 esce l'ultima fila, tutta l'area ha contribuito alla portata. Ora immaginate questo processo nel tempo. Quando la prima fila è uscita, cioè siamo già al secondo intervallo, cade una coppia di voi stessi nelle posizioni in cui eravate prima. Però quelli della seconda fila si sono spostati nella prima fila e quelli e la coppia, la vostra coppia, ci cade sopra, quindi vi dovete abbracciare in due in un singolo posto. E quindi a quel punto in ogni posizione c'è non solo la precipitazione che è caduta nel primo istante, ma la precipitazione anche che è caduta nel secondo istante. Quando arriviamo all'istante numero 9, anzi all'istante numero 8, qui nella prima fila, prima di uscire, cosa ci sono? Ci sono impilati su di voi, voi che siete nella prima fila, quelli che sono nella seconda fila, quelli che stanno nella terza fila, quelli che stanno nella quarta fila. Possiamo ottenere una portata di studenti più grande di così? La risposta è no, perché anche se noi facciamo piovere, al massimo potrò avere una pila di studenti grande quanto sono le file che sono generate, no? Quindi il tempo di coniugazione viene interpretato come questo tempo che rappresenta il momento in cui tutte le particelle, tutte le aree del bacino contribuiscono alla formazione della piena. Ho speso un po' di tempo per raccontarvi questa storiella perché evidentemente il risultato dell'idrogramma istantaneo unitario uniforme ha una sua storia e si chiama modello cinematico. Si chiama modello cinematico perché dai primi che l'hanno studiato è apparsa subito questa interpretazione che vi ho dato in termini di studenti che escono dalla finestra, e cioè di movimento cinematico dell'acqua con velocità costante. E anche poi il tempo di coniugazione in realtà aveva un'interpretazione ancora più antica, che è legata al metodo razionale, si chiama, per calcolare queste cose qua. Metodo razionale risale al 1850 più o meno, se non ricordo esattamente l'anno in cui Mulvaney pubblicò questo paper. Il metodo dell'invaso, così come ve lo sto presentando io, esisteva diciamo dal 1910, quindi 100 anni fa. Come ve lo presento io come formula risale al 1930, perché Sherman che lo scrive per la prima volta come un integrale, in una forma integrale, in realtà l'interpretazione per tempi di residenza è del 1979 con un famoso paper che si chiama appunto The Geomorphological Unit Hydrograph. Questo modello consente di mettere insieme appunto il modello cinematico e anche quello invece, quello di prima, si chiama modello dell'invaso lineare.
esiste una relazione 1 ad 1 tra le equazioni differenziali di tipo ordinario che si possono scrivere per descrivere questo sistema. Naturalmente le equazioni sono diverse a seconda che si scelgano i programmi istantanei diversi. Questo si può facilmente dimostrare. Intanto voi prendetelo come una... È un tema che peraltro a me appassionerebbe molto, ma ci porterebbe, dovrei impiegare almeno un paio di lezioni per mettere insieme tutti gli elementi. Quindi voi ricordate solo il risultato finale. Una cosa che faremo dopo Pasqua sarà quella di andare effettivamente a costruire la soluzione di quell'integrale, ma adesso ne vedremo anche nel caso del metodo dell'invaso, vedremo un calcolo analitico fatto a mano, perché queste cose qua si calcolano anche analiticamente, ma le andremo anche a calcolare un po' con Python per vedere poi di ottenere queste formule qua. Per quanto questo idrogramma sembri un idrogramma strano rispetto ad esempio alle misure di portata, voi immaginate che questo comunque è un idrogramma che si ottiene in funzione di una precipitazione costante, di intensità costante. Se la precipitazione, ovvero lo idrogramma, che spesso si rappresenta in questo modo qua, è una sequenza di barrette di questo tipo, beh, voi sapete che ogni barretta contribuisce indipendentemente dalle altre in questa teoria, che viene convoluta, si dice, con l'altra cosa. Voi avete la risposta, la portata che viene generata, ma anche un elemento triangolare di quel tipo lì, alla fine, adesso lo disegno così un po' a caso, va bene, però alla fine, per esempio, sommando i contributi di questa precipitazione trasformata con quell'operazione lì, anche lì si sono tutti i triangolini, alla fine dà un idrogramma che ha la sua parvenza di realismo. Soprattutto se questo intervallo temporale qua è piccolo. Ne consegue quindi che anche con forme di idrogramma istantaneo così semplici si possono riprodurre relativamente bene andando a calibrare i parametri lambda o t con p in modo opportuno, si riesce a riprodurre relativamente bene l'andamento delle portate misurate che voi per esempio misurate all'uscita di un corpo idrico che esiste già. Il nostro problema naturalmente è quello di progettare la rete idraulica, quindi è un problema leggermente diverso da quello di semplicemente produrre un'onda di piena all'uscita di un bacino che avete già. Sul tempo di corrivazione, qui che cosa c'è da dire? Beh, la portata massima si ottiene al tempo di corrivazione. Se la precipitazione dura di più del tempo di corrivazione, come vi ho cercato di spiegare prima con l'esempio di voi impilati gli uni sugli altri, non possiamo avere maggiore portata di quella che supera il tempo di corrivazione. Quindi, se la precipitazione dura di più del tempo di corrivazione, la portata rimane costante fino alla fine della precipitazione. Per esempio, questo ultimo idrogramma qui a forma trapezoidale, che cosa? Sale fino al tempo di corrivazione, poi la portata non può aumentare, rimane costante fino a che finisce la precipitazione, poi discende. Così per spiegare l'andamento generale. Dopo faremo degli esempi, quindi vi sembrerà più normale la cosa. A questo punto, con uno di questi metodi, che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto di calcolare la portata che viene prodotta da un'area, per esempio dall'area di questa stanza qui, la portata di studenti in questo caso. Ma il problema è del tutto generale, quindi parlare di portata di studenti non è così
strano, insomma, no? E adesso voi dovete far passare, dovete calcolare la finestra abbastanza grande perché ci passino tutti gli studenti, mantenendo questo, cioè nel nostro caso dobbiamo mettere un tubo abbastanza grande perché ci passi tutta quella portata lì. Una prima decisione che dobbiamo fare, dobbiamo capire come si calcola l'andamento, il movimento dell'acqua all'interno di una tubazione, di una sezione che sceglieremo, in particolare sarà una sezione circolare. E cosa possiamo pensare? La cosa più semplice che possiamo pensare è che l'acqua si muova di modo uniforme all'interno del tubo, cioè non sia la produzione di una portata è uno dei due tipi di moto vario che voi conoscete. Uno appunto è un'onda di piena, l'altro fenomeno di moto vario in idraulica che voi conoscete qual è? Lei l'avete detto giusto, no, ma il colpo d'ariete. Ok, però noi pensiamo lo stesso di che si possa descrivere il moto con un moto uniforme, stazionario e che eventualmente ad un aumento di portata corrisponda un transiente brevissimo e lo stato di moto successivo sia un nuovo stato di moto stazionario, quindi che non cambia nel tempo. Il moto uniforme nei tubi o nei canali come si descrive? Con le leggi di... me lo dica lei. Non si giri così non la vedono in faccia che non ha saputo la risposta. Per calcolare la velocità e quindi anche la portata di un moto dell'acqua in moto uniforme si usano quelle che si chiamano formule di resistenza, no? Perché le formule di resistenza in realtà collegano la velocità, la resistenza ed alcune caratteristiche geometriche della rete, per esempio il raggio idraulico, che il raggio idraulico è il rapporto fra l'area bagnata e il perimetro bagnato. La resistenza è la resistenza che viene offerta dalla scabrezza del fondo generalmente di questi elementi. Nel nostro caso siamo fortunati perché nel caso della scabrezza di un fiume non sappiamo bene quale sia la scabrezza di un fiume. Per risalire alla scabrezza di un fiume dovremmo in teoria risolvere un problema inverso, cioè misurare le velocità in varie sezioni, calcolare la portata, assumere che valgano quelle leggi e quindi calcolare quale scabrezza le ha prodotte. Qui noi andiamo a mettere delle tubazioni, dei tubi che sono stati prodotti da un processo industriale e per i quali il costruttore ha fatto delle prove e vi dice per esempio che la scabrezza ha un certo valore. Ci sono varie formule che per ottenere le scabrezze, ma per esempio noi useremo questo di Gauss e Restrepo, ma adesso li torno indietro su tutte le slide. Dunque, noi abbiamo la portata massima che viene generata a monte, assumeremo condizioni di moto uniforme di cui poi andiamo a vedere le formule. Io prendo la formula di moto uniforme che vi ho già anticipato, dipende dal raggio idraulico. Adesso ve le racconto così, raccontare le formule è un po' un controsenso perché le formule vanno viste e scritte, no? Ma io ve la sto raccontando così perché a me interessa che voi capiate, come dire, l'algoritmo nel suo parte generale. Uso un modello idrologico che ho alle mie spalle per generare la massima portata che si può generare con assegnate precipitazioni nel bacino a monte. Il modello idrologico, io vi ho mostrato l'idrogramma istantaneo unitario, può essere qualsiasi modello idrologico, anche piuttosto complicato, molto più complicato di come ve l'ho fatto io. E difatti voi poi userete un modello anche userete un modello più complicato di quello che vi ho rappresentato qui.
A quel punto ho la portata del mio bacino a monte e uso le formule di moto uniforme per trovarmi i diametri. E questo è il messaggio principale. Dopo le modalità con cui faccio le operazioni, sia della portata a monte, sia anche, se vogliamo, dello scorrimento dell'acqua nel tubo, potrebbero anche cambiare. Però ci sono questi due elementi fondamentali. Poiché il moto del tubo dipende dalle caratteristiche geometriche del tubo o della sezione, da quelle formule ricaverò poi le indicazioni che mi costruttive che mi interessano. Andiamo però a vedere un caso di studio semplice che del resto vi avevo già anticipato prima. Noi abbiamo una rete di qui che ha tre tubazioni principali, due che si incrociano e una a valle. Da un punto di vista matematico, questo è un grafo orientato che ha due foglie, due freni, questi, e un ramo interno. Il numero totale di elementi che compaiono in un grafo di questo tipo ad albero è, se n è il numero di foglie, 2n meno 1. 2 per 2 è 4, meno 1 è 3. Deriva da una famosa regola di topologia che si chiama numero di Eulero. Un altro numero di Eulero, no? Perché Eulero è stato veramente un grande della matematica. E allora, intanto, come si progetta la fogliatura? Beh, noi cominciamo a partire dagli elementi esterni, cioè dalle due foglie del nostro albero. Per esempio, partiamo dalla prima, questa. Se noi abbiamo la cartografia, la carta tecnica del luogo dove andiamo a progettare, possiamo identificare l'area che è scolante all'interno del bacino e afferisce a quel tubo lì. E in questo caso ho detto che l'area è A1. Se adesso tornate indietro nella formula dell'idrogramma istantaneo unitario, effettivamente davanti c'è un termine che io ho chiamato A con T, che non ho detto finora che cosa fosse, e quel termine A con T è proprio l'area del bacino scolante. Beh, questa è l'area A2 e questo è tutto il bacino, l'area A3. Quando io vado a considerare l'area A3, in realtà ho una complicazione perché ho le portate che mi vengono generate da A1 e da A2, più ho la portata che mi viene generata dall'acqua che cade direttamente in A3. Io queste le so calcolare tutte separatamente, ma insieme ancora non le so come calcolare. Un messaggio che vi avevo lasciato in una delle lezioni scorse era che la precipitazione che mi serve per calcolare le dimensioni del tubo in A1 è diversa dalle precipitazioni che mi servono per calcolare il tubo in A2. Adesso ho scambiato le due slide perché andavo all'incontrario ed è ancora evidentemente diversa da quella che... E questo effettivamente rappresenta dal punto di vista algoritmico una complicazione del mio algoritmo del calcolo delle portate massime. In linea di principio però, nel mio processo di calcolo, vado da monte verso valle, tutte le aree esterne le so calcolare subito perché sono indipendenti tra di loro, non devo fare somma di portate da nessuna parte. Il problema casomai si pone nelle portate dei n-1 rami interni. Sono 2n-1 se in ogni punto si congiungono al più due tubi. Se ne congiungono più di due cambia la regola, il numero di Eulero. In generale il metodo dell'invaso e il metodo cinematico non è che vanno benissimo. Possono servire per un predimensionamento, tuttavia, anche perché sono semplici da calcolare. Non vanno benissimo perché
sono troppo semplifici, comunque rimangono comunque troppo semplificati. Un modo, la semplificazione principale che facciamo in realtà è proprio, sta ancora a monte, ed è quella in cui la precipitazione efficace che noi andiamo a generare sia descrivibile con una costante che abbiamo chiamato coefficiente di afflusso, e qua e là chiamerò φ. Questi non sono più sufficienti, questi metodi, anche per, se noi vogliamo introdurre delle complicazioni, per esempio applicare quel tipo di controllo locale di cui noi abbiamo a lungo parlato nelle lezioni precedenti. E quindi ci vuole un modello più sofisticato, un modello numerico più complicato da calcolare. La formula di Gauffler e Strickler. Che cosa sono quei termini che compaiono nella formula di Gauffler e Strickler? Questa è la portata. Nel nostro caso è ogni portata che passa per il tubo, perché si muove di moto uniforme. Nel nostro caso è la portata massima, quella che mi sono generato facendo tutta una serie di ragionamenti. Nota dal calcolo idrologico, scrivo lì. K con S è il coefficiente di Gauffler e Strickler, che è noto una volta che sono stati scelti i materiali dello line costruttore. Omega con I è la sezione bagnata, perché non ho fatto altro che la velocità, che sono i tre termini che stanno all'estrema destra, K con S, RH alla 2 terzi, I alla 1 mezzo, per la sezione bagnata omega I, che è il primo termine e l'ultimo metro. R con H è la geometria della condotta e I con F è la pendenza del fondo. Allora, K con S me lo dà il costruttore. I con F lo impongo io in un'idea di prima progettazione. Forse ve l'ho già detto, forse non ve l'ho ancora detto, ma la pendenza che noi andiamo a scegliere è dell'ordine dell'1 per 1000. Un metro ogni 1000 metri, numero dimensionale, quindi I con F alla 1/2 dovete fare 0,001 sotto radice quadrata. Per dir la verità, il grado di riempimento è una funzione anche della condotta. Cioè, per esempio, qui prendo una condotta circolare, cioè, o meglio, non il grado di riempimento. Omega con I ed RH sono funzioni anche del grado di riempimento, che rimane una variabile libera. Qui, per esempio, prendo una condotta circolare e dico che il grado di riempimento della mia condotta è questo, per esempio, attorno allo 0,6-0,7 della condotta. Questa è Y, questa è D, il grado di riempimento è il rapporto tra il diametro interno del tubo al denominatore, mentre al numeratore c'è proprio l'altezza idrometrica. Quindi omega con I, che cosa è RH con I, sono in generale una funzione del diametro del tubo e del grado di riempimento. Questo grado di riempimento dal punto di vista della mia progettazione lo fisso a priori di nuovo. Lo fisso per un valore che va attorno allo 0,7 e 0,9. Allora c'è qualcuno qui che ha studiato benissimo meccanica dei fluidi. Voi avete, per esempio, nel vostro libro di meccanica dei fluidi, avete visto che per una condotta circolare c'è un grado di riempimento specifico che dà la massima efficienza di trasporto. E questo grado di riempimento è intorno a 0,911, mi pare, potrei sbagliarmi e ricordarmi a memoria. Noi lo prendiamo un po' sotto, perché in realtà da 0,900,
più di 0,9 è un grado di riempimento molto elevato del nostro sistema. Circa qua. E io qui sto pensando come se la superficie libera del moto all'interno del tubo fosse effettivamente una superficie libera costante che non oscilla mai, ma invece nel momento dell'onda di piena io qui ho un moto ondoso. Se scegliessi un grado di riempimento costruttivamente vicino alla massima efficienza, avrei delle onde che si formano e il sistema a momenti alterni andrebbe in pressione, alterando quindi il funzionamento rispetto alle mie alle prerogative di progettazione che io voglio adottare, cioè quello che il moto sia comunque a pelo libero e non in pressione. Quindi 0,7 0,8, la ragione quindi è in queste due formule omega con i ed r con i, g è fissato con questo criterio costruttivo e quegli elementi sono una sola funzione del diametro. Quindi la mia formula di Gauckler e Strickler, tornando indietro qui, che cosa ha? Omega con i ed rh con i, che sono funzioni del diametro, k con s, che è un parametro che è assegnato dal costruttore, i con f deriva da un'indicazione costruttiva di prenderlo all'incirca di una frazione per mille se siamo sul terreno pianeggiante, oppure seguendo la pendenza del terreno se siamo sul terreno che abbia una pendenza maggiore, e quella è Q, è assegnato dall'idrologia, quindi quella mi rappresenta una funzione implicita nel solo diametro che è l'oggetto del mio dimensionamento idraulico. Invertendo questa formula, e poi nella prossima mezz'ora andremo a fare esplicitamente, invertendo questa formula troviamo il diametro di progetto della nostra area. Ricapitolo. Il nostro primo problema è quello di determinare la portata idrologica. Noi usiamo un modello dell'idrogramma istantaneo unitario, useremo in particolare per il predimensionamento un modello con l'idrogramma istantaneo unitario esponenziale. Quello mi dà, sotto certe condizioni che non sono facili da ottenere, cioè non sono banali da ottenere, le condizioni di qual è la portata massima con pioggia di un assegnato tempo di ritorno. A quel punto andiamo a invertire questa formula, che è solo funzione del diametro, e questo mi dà i diametri del tubo attraverso i quali devo far passare la mia rete. Ripeto questa operazione per tutti i rami esterni della mia rete e poi passo ai rami interni andando da monte verso valle. Andando da monte verso valle ci sono dei problemi ulteriori che vi illustro più tardi. Tanto qui ci possiamo anche fermare per un attimo.